lavorando con delle uova di setta, uova che ci vengono consegnate entro massimo 24 ore dalla loro deposizione, direttamente dalla Val Brembana. Quando si Val Brembana è già una garanzia. Francia Corte, Val Brembana, stiamo anche in Lombardia. Si può fare una cucina di alto livello con prodotti del territorio. Si può fare cucina in tutti i modi, credo. Io non ho nulla contro i cibi etnici, contro le cucine che si stanno fermando, anzi io sono un appassionato da questo punto di vista, però va detto che le materie prime, bisogna sincerarsi del fatto che vengono reperite dove è giusto che siano reperite. A proposito di etnicità, quali cucine ti piacciono, quelle ti incuriosiscono, quali invece le hai provate e dici no, questa proprio no? Ma io sono un appassionato di cucina orientale fondamentalmente, quindi mi piace molto la cinese vera, la cantonese è molto diversa, certo, da quella pechinese piuttosto che da quella di Shanghai. Essendo un continente, ovvio, ci sono varie articolazioni. Mi piacciono tutte le cucine, non ho grosse difficoltà. Amo il pesce del nord Europa, quindi mi piace la cucina bretone, ho un po' queste passioni, anche fatte di gusti forti, carichi di profumi, di intensi. Il tuo rapporto col cibo da dove comincia? Torna indietro nel tempo un attimo, quando eri un bambino, anche tu come siamo stati tutti. Cos'è che ti lega alla cucina della tua infanzia? Ma la cucina della mia infanzia è stata agevolata dal fatto di aver avuto una madre casalinga, come molti di noi, che aveva una passione per il cibo e che la coltivava quotidianamente tentando di sperimentare, magari in contrasto con mio padre che non è mai stato un gourmet e che invece era per cose più solide. Tutte le volte c'era questo dibattito domestico, la voglia di mia madre un po' di sperimentare e il conservatorismo bieco di mio padre che si opponeva strenuamente a questo. Dove eravamo? Dove eravamo a Pomponesco, in provincia di Mantova, un piccolo paese sul Po, con una tradizione gastronomica impressionante, cioè lì la cultura del cibo è cultura popolare. E la mia nonna, pace l'anima sua, io avevo due nonne, una capace di cucinare e l'altra no. Ah. Perché capita, no? Di solito le nonne non erano tutte brave. Una capace di cucinare e l'altra no. Diciamo che quella brava a cucinare, che è morta un po' tempo fa, alla veneranda età di 93 anni, è stata una donna che comunque fino a 87-88 anni, finché ha potuto farlo fisicamente, andava ad aiutare l'amica del cuore che aveva una trattoria nel paese a fare le paste, tirare la sfoglia, a fare le cose che era considerata brava. Quindi essere cresciuto in un contesto del genere, io mi ricordo i miei sabati pomeriggio da bambino, le domeniche mattina, mia madre con sua sorella e sua madre in casa che cucinavano e magari ti davano qualche incombenza. E quali erano i compiti del piccolo Gianni in cucina? Vedi, con la frusta di montare la panna, piuttosto che di preparare la crema per il tiramisù. Un bambino felice? Assolutamente, vivevo in campagna, avevo quello che mi serviva. Quali valori? Irrequieto ma felice. Ma il valore del lavoro è fondamentale. Sono cresciuto in allevamento, in un'azienda agricola, e ho avuto un padre giovanissimo, mio padre e mia madre avevano 20 anni quando sono nato, quindi sono cresciuto con genitori che non hanno mai conosciuto il sabato, la domenica, la Pasqua o il Natale, perché nella stalla ci si va sempre, certo. Quindi gli animali hanno bisogno di essere accuditi tutti i giorni dell'anno, e allora non c'è il livello di meccanizzazione che c'è oggi, quindi è chiaro che ho visto gente lavorare duramente guadagnarsi la pagnotta. La tavola è anche condivisione familiare, no? Per fortuna ho una moglie che condivide questa impostazione, e per noi la cena a casa con i figli la sera, quando posso, quando sono a casa, è un rito imprescindibile, insomma. Parla lì, non esiste televisione, per esempio. Queste innovazioni degli anni 70 che ha devastato le nostre case, no? Perché quando arrivò la televisione la gente si cominciò a guardare il TG all'ora di pranzo, è cambiato anche lì il rapporto domestico. È vero. Invece a casa mia, nella sala da pranzo, non c'è la televisione, perché mia moglie giustamente dice quando si mangia si parla tra noi, stiamo insieme. Di cucina lombarda, sono onesto, quindi devo dire che tra le varie cucine italiane trovo che sia quella più variegata e diversa.
questo a dimostrazione del fatto che una regione con 10 milioni di abitanti è uno stato fondamentalmente. Comunque, il secondo posto mi piace andare a mangiare è la costiera amalfitana, l'area partenopea in genere, ma quella parte di costiera credo che sia uno dei posti dove si mangia meglio al mondo. Perché sanno fare, perché hanno grande capacità, perché hanno storia, hanno tradizione, hanno prodotti, hanno le materie prime per quei tipi di piatti migliori del mondo. Quindi tu un piatto lo devi consumare con le materie prime e se c'è un cuoco mediamente bravo fa sempre bella figura. Il cuoco molto bravo è quello che la materia prima la personalizza. Concluderei con un risotto un po' colorato. Guarda, mi hai già conquistato, non ho ancora assaggiato, quindi complimenti. Tu ti consideri esattamente? Uno dei migliori cuochi del risotto del pianeta, vivente ovviamente. Ai posti, qualcosa. E con tua moglie? È l'unica cosa che mi concede. Quindi in cucina, insieme, da soli? In cucina gara, insieme, ma io di solito faccio lo sguattero. Lei dirige, perché è più ordinata di me, e quindi teme per l'incolumità della cucina, naturalmente. Il tuo cavallo di battaglia, quale risotto è? Ma guarda, i risotti lombardi in generale, però in questo periodo il risotto con la zucca e il bitto, per esempio, che è un piatto che faccio io, un risotto che ho imparato da solo, non ho mai insegnato nessuno, è il massimo della vita, perché c'è il bitto nuovo, che è bello fresco, quest'anno, ho mangiato un bitto di maggio, di giugno, spettacolare già adesso, un prodotto bello maturo della nostra Valtellina, che si sposa con la zucca del Mantovano, che è la zucca migliore del mondo. Bene, l'effetto dell'affumicato ti ha accontentato? Sì, esalta le spezie, buono. Noi ringraziamo Gianni Fava, grazie per essere stato con noi con Italia a Tavola. Abbiamo scoperto un assessore anche cuoco e questo insomma è interessante. Alla prossima!